libro di cui vi parlo oggi appartiene al giallo classico ed è scritto da Cyril Hare, credo che si legga così ma non lo so, e il titolo è Un delitto inglese. Io l'ho comprato in ebook per Sellerio ed è un romanzo scritto negli anni 50, nel 51 è stato pubblicato, e Cyril Hare è uno scrittore che era un giudice inglese nato nel 1900 e morto 7-8 anni dopo la pubblicazione di questo libro, cioè nel 58. Si tratta di un romanzo giallo, questa volta un giallo classico, dove però non c'è una vera e propria figura dell'investigatore come la intendiamo nel giallo ultra classico. Però è un romanzo giallo classico perché? Perché si svolge in una di quelle classiche case inglesi che sono tanto care, per esempio i racconti della Christie, le case in campagna. Ci sono delle figure tipiche come per esempio il maggiordomo, c'è un pari d'Inghilterra, un lord, cioè un politico inglese, c'è il nipote di questo grande politico inglese che è un ragazzo che è sostanzialmente un nazista, c'è una ragazza che è innamorata di questo pseudo nazista, c'è un professore che è andato in quella casa per fare delle ricerche appunto sulla casa, perché è una biblioteca importantissima, perché è una casa antichissima. Ci sono tutti questi stilemi classici del giallo di quel periodo, dell'epoca tardo vittoriano, comunque dei primi del Novecento. La servitù, il maggiordomo, tutto il mondo del maggiordomo, della servitù, della casa, che ha da un gusto molto particolare a questo romanzo, che forse è il vero elemento che io ricordo di più. L'ho letto da più di un anno questo libro, quindi della trama non vi racconto, ma è un romanzo ambientato nel periodo di Natale, fuori dalle finestre si vede la neve, ci sono tutti quegli elementi, quegli stilemi che caratterizzano, se per esempio pensate al libro Crooked House, quello di cui hanno fatto un bellissimo film con Glenn Close un paio d'anni fa. Ecco, pensate a quell'ambiente lì, quel tipo di realtà che anche la Christie dipinge e pennella molto bene in alcuni dei suoi romanzi. Questo libro è molto bello se vi piace quel tipo di ambientazione inglese, quel tipo di descrizione, quel tipo di svolgersi degli eventi un po' lenti, come possiamo dire, che crea quell'ambiente un po' pomposo, un po' imbalsamato dell'Inghilterra di quel periodo. Ecco, questo è un libro che fa per voi. C'è molta attenzione alle figure dei personaggi, alla psicologia dei personaggi, al dialogo. È un libro molto statico, si può immaginare quasi in una stanza, come se fosse una scena teatrale, tutto il tempo in quella stanza con dialoghi, personaggi che parlano tra di loro, ci sono cose abbastanza sottili che vengono dette e non dette. È un libro molto particolare. Non vi so dire se mi è piaciuto così tanto o no. Forse è arrivato un po' tardi per me. Se l'avessi letto nel periodo in cui leggevo molti romanzi di Agatha Christie, cioè quando avevo 20 anni, 15 anni forse, 15-16 anni, forse l'avrei apprezzato di più. Comunque è un romanzo molto ben scritto, un romanzo che vale la pena di leggere se vi piace quell'atmosfera. Io il ricordo più importante che ho appunto è questo della servitù, la caratterizzazione di questa servitù che ha ancora una dignità, sente ancora il suo ruolo all'interno della casa, all'interno di quel tipo di nobiltà e di società dell'Inghilterra, e mi ha fatto pensare a Gosford Park, il film di Robert Altman dei primi anni 2000. C'ha quell'atmosfera lì. Se vi è piaciuto Gosford Park, se non vi ha annoiato più un film un po' lento, questo libro secondo me vi potrebbe piacere. La trama non ve la sto a dire, non è importante, è più un libro di atmosfera che di trama gialla in senso stretto, anche se il giallo me lo ricordo come un giallo gradevole. Non è la solita trama scontata, non è niente di particolare, per carità. Però ecco, è un libro di atmosfera. Se amate quel tipo di atmosfera dell'Inghilterra, di quel giallo classico in quel modo lì, questo è un libro molto ben scritto, è un libro lento sicuramente, ma non noioso, che io vi consiglio di leggere. Un altro buon giallo, edito dalla Sellerio, un'altra perla nascosta del genere giallo che non finisce di sorprendere e di dare buoni libri a chi abbia voglia di leggere. Un delitto inglese, Cyril Hare, 1951, edito da Sellerio. Alla prossima!